Thank you.
nei campi di gioco, nei locali pubblici
si rinnoveranno incontri, gli scambi, si faranno nuove conoscenze. Tutti sono protagonisti dell'appuntamento dell'estate della madre, un appuntamento che è sì sportivo, ma che per la natura della manifestazione e per la sua stessa storia è forse soprattutto un avvenimento culturale in cui vengono esaltati i valori della tolleranza, della integrazione, della pace. Va sottolineato allora l'impegno degli organizzatori, capaci di continuare a proporre negli anni la macchina della Coppa. Va sottolineata la vivacità e la passione degli atleti e degli arbitri che partecipano con entusiasmo sempre rinnovato al mondialito della pallamano. E va riconosciuta l'ospitalità di Teramo, capace di accogliere con amicizia e orgoglio da 28 anni il circo della Coppa in Teramo. Tanti appuntamenti si annunciano per i prossimi giorni, con la confortante novità del coinvolgimento di associazioni, quartieri, movimenti di volontariato. La città si mobilita con e per la sua Coppa, e forse questo per l'edizione del 2000 il fatto più significativo. Rivolgo un saluto particolarissimo ed un ringraziamento sincero innanzitutto alle forze militari, ai carabinieri, alla forza della Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza e al Corpo di Polizia Municipale, i quali, con la loro presenza e con la comprovata professionalità, garantiscono lo svolgimento dell'intera manifestazione e favoriscono il raggiungimento delle finalità previste. Un affettuoso saluto va a noi, a tutti gli atleti e gli accompagnatori, ai tecnici e agli altri che hanno raggiunto la nostra città. Un ringraziamento ancora agli organizzatori e ai tantissimi volontari, senza il cui contributo non sarebbe possibile fare tutto ciò, e anche agli enti e agli sponsor. Chiudo salutando e conoscendo la mia gratitudine anche ai dipendenti del Comune di Teramo, i quali con abnegazione e passione si prodigano per far brillare la stella della Coppa in Teramo, che è ormai un patrimonio irrinunciabile